potrebbe avere un senso, no? Parlare anche in relazione alle quattro parole che in qualche modo abbiamo come focus, cioè quindi tempo, gesto, parola, cura, vedere un po' come funziona rispetto a queste quattro linee direzionali la questione dell'alienazione da una parte e la questione dell'inflazione informativa dall'altra. Siccome a me non piace fare dei discorsoni logici, perché non credo che siano molto interessanti, vorrei saltare a pie pari su un'altra cosa, che è un po' una provocazione. In uno dei suoi libri, a mio avviso, più interessanti, George Agamben, che è stato uno dei filosofi, è uno dei filosofi più interessanti del mondo, perlomeno questo secondo Times, che 4-5 anni fa l'ha proclamato come il filosofo più influente del pianeta, e che negli ultimi tempi è stato estremamente sugli scudi nelle polemiche giornalistiche, perché si è permesso di criticare il lockdown dicendo che forse aveva qualcosa a che fare con l'imposizione di un regime di controllo. In questo libro, dicevo, di George Agamben, che si intitola Creazione e anarchia, lui fa questa affermazione, dice che il capitalismo è una religione in senso stretto, ed è, per certi versi, questo lo dico io, lo aggiungo io, è una meta-religione, perché, dice Agamben, il capitalismo è una religione che ha come credo credere nel credere, cioè, aggiunge, nel credito. Questo soprattutto dopo che il dollaro si è disancorato dall'oro, cosa che è avvenuta, adesso non mi ricordo francamente bene qual era la data, comunque qualche ventina di anni fa. E da allora effettivamente siamo entrati nell'era del capitalismo finanziario, che mi viene da dire qualcosa a che fare con l'inflazione informativa ce l'ha, no? Cioè c'è questa sorta di suppurazione di qualcosa su qualcosa, qualcosa di cancerogeno quasi, no? C'è una sorta di iperproduzione di cose, no? Il capitalismo finanziario è fondamentalmente fondato sulla, e in questa gamba ci può aiutare, proprio sul rilancio del credito. Cioè, cosa vuol dire credere nel credito? Vuol dire che nel momento in cui noi non abbiamo più nessun tipo di fondamento, non abbiamo più l'oro sotto alla nostra sedia a fondare il valore del denaro, dobbiamo credere semplicemente nel fatto di credere. E da questo punto di vista, questa effettivamente è una meta-religione. Cioè dire, per certi versi, qualcosa dell'ordine del re è nudo, e questo è quello che c'è sotto tutte le religioni, cioè tutte le religioni ti chiedono di credere in qualche cosa. Il capitalismo ti chiede, scusate questo gioco di parole che neanche mi diventa un calembour per me, ti chiede di credere, nel credito. Cioè dire, calciamo il barattolo, come si dice spesso sui giornali finanziari. Che cosa tutto questo ha a che vedere con tempo, gesto, parole e cura? Beh, forse la prima domanda che mi viene da dire è come in un contesto di questo genere si può avere attenzione e al tempo, alla cura, al gesto e alla parola. Tra l'altro, facendo qualche riflessione prima di questo clash su questi temi, mi sono venuti in mente due libri importanti in filosofia o comunque in scienze umane. Uno è Essere tempo, di Martin Heidegger, che per l'appunto parla del tempo e soprattutto arriva alla cura, che in tedesco suona Sorge, come categoria fondamentale dell'autenticità. E qui mi richiamo ancora a quello che sottendeva un poco la citazione di Baudrillard, da cui siamo partiti, l'autenticità dell'essere umano. Dice, l'essere umano è caratterizzato in quanto autentico dall'essere un essere di cura. Cura, se vogliamo, possiamo intenderla anche come la intendiamo normalmente, cioè occuparsi di avere a cuore qualche cosa. Il che, tra l'altro, da qualunque parte la guardiamo, secondo me in un qualche modo eccede la logica dello scambio azzerato dal denaro. Cioè dire, quando noi abbiamo cura di o ci occupiamo di, abbiamo a cuore qualcosa, questo fa parte un pochetto forse, no, delle categorie di ciò che non è comprabile.
E tra l'altro, permettetemi una piccola digressione, forse questo ha a che vedere con aspetti che hanno a che vedere con l'estetica, cioè con ciò che ci piace e non ci piace. Perciò tu non puoi comperarmi e dirmi cosa mi piace e non mi piace perché mi parli. Ciò che mi piace e non mi piace forse dipende da altre cose. L'altro testo che mi veniva in mente è un testo meno noto di quello di Heidegger, che si intitola Il gesto e la parola. Ed è un testo di un antropologo francese che si chiama Leroy Gourin, particolarmente negletto a livello internazionale e anche a livello italiano, dove a mio avviso una delle cose più interessanti che se ne possono trarre è che l'uomo è un animale tecnologico. Un animale tecnologico che per l'appunto si vede nascere in quanto tale nel momento in cui la mano si libera a causa della stazione retta e si rende libera per il gesto. E insieme consente alla bocca di non dover necessariamente prendere cose come fanno i quadrupedi e poter essere liberata per la parola. In quello stesso momento, nel momento in cui nasce il linguaggio, in cui nasce tra l'altro, dice anche Leroy Gourin, la religione, che forse è qualcosa con la cura a che vedere, nasce la tecnologia, linguaggio, tecnologia e religione. Se c'è una cosa che forse caratterizza l'uomo è precisamente la tecnologia, io penso, mi sono convinto di questo. Soltanto gli scimpanzé pare che utilizzino qualche piccolo strumento, a volte utilizzano bastoncini per infilarli nei termitai e riempirli di termiti, usarli come delle specie di spiedini per riempirsi la bocca per l'appunto di termiti, ma non vanno molto più in là. Sicuramente se noi facessimo un'indagine fenomenologica dell'uomo, su questo pianeta noi vedremmo che siamo l'unica specie che fa delle cose strane come costruire ponti, edifici, aeroplani, ferrovie, scrittura, software e così via. Ecco, dove porta tutto questo discorso, francamente non lo so. Mi sembrava più che altro di avere il compito di aprire un pochino di piste, di aprire un pochino di elementi di riflessione. E sicuramente in tutto questo discorso il concetto di connessione forse è quello che unifica tutto. No? Gesto, parola, cura, tempo non esistono senza connettersi. Cioè, il concetto poi in fondo di relazione. No? Ecco, tra l'altro, qui così vorrei concludere magari anche anzitempo rispetto al tempo che mi è stato destinato, ma va benissimo così. Mi verrebbe da dire che gran parte della nostra tradizione culturale si è basata sull'idea di come sono fatti gli oggetti, no? Quindi che cos'è questo, che cos'è quello. Per chi ne sa qualcosa, si ricorda qualcosa, reminiscenze liceali, il TST aristotelico, no? Che cos'è? No? Che cos'è il coraggio? Che cos'è un cavallo? Ma è da qualche tempo che anche in filosofia, ma credo proprio nella società, forse sta emergendo invece un paradigma un po' diverso, che è quello di chiedersi che cos'è non tanto un oggetto, ma quanto quali sono le relazioni che creano gli oggetti. E quindi focalizzare l'attenzione sulla relazione, cioè su ciò che è tra le cose che esistono prima, ma casomai perché esistono dopo, cioè il tra. La relazione che crea le cose che poi noi chiamiamo cose. Per certi versi forse è più semplice, no? Dire questa è una cosa, quest'altra è una cosa, queste due cose sono in relazione. Però forse sembrerebbe, no? Per tanti versi, cito la meccanica quantistica tra le altre cose, che forse la relazione tra le cose forse viene prima, no? E quindi connettersi, connettere, relazionare. Forse è più importante di essere. La chiuderei così. È stato molto interessante ascoltare quello che diceva Paolo. Io posso solamente parlare un pochettino dell'esperienza di un musicista, per il quale ovviamente la connessione è un aspetto fondamentale. Diciamo, noi siamo, come diceva
poeta, noi siamo quello che doniamo, cioè noi siamo nella misura in cui riusciamo a dare, non c'è artista, per quanto possa essere introverso, interiore, addirittura autoreferenziale, però tutto questo non interessa se non c'è appunto una connessione. Noi soffriamo molto, almeno personalmente, malgrado sia una cosa che mi piace molto, soffriamo molto del tempo che dobbiamo dedicare alla nostra professione proprio per questioni probabilmente neuronali, né? Cioè, soprattutto quando è venuta fuori questa teoria delle 10.000 ore per raggiungere un'eccellenza, noi siamo schiavi di questa cosa, al punto che parlo del sottoscritto, io quando non mi rendo conto di non aver passato sul violino quel tot di ore al giorno, sono sempre ansioso e di cattivo umore. Sto parlando proprio di cose personali, perché il discorso generale l'ha fatto il filosofo. E, fra l'altro, un'altra connessione di questa parola col tempo è la cosa che ci accomuna con gli atleti, nel senso con i centometristi. Noi studiamo ore, giorni, settimane, mesi, anni, certe volte sempre la stessa cosa, no? Mi ricordo una volta che mi chiesero di fare il giorno dopo un pezzo che io non avevo mai fatto, e uscendo alla sera per fare il concerto, incontrai il vicino che era uscito quando la mattina e mi ha detto: ma stamattina tu stavi studiando questo pezzo, sono tornato questa sera, lo stavi studiando. Cioè, è incredibile, no? Quanto tempo noi dedichiamo a questa cosa per poi essere pronti e bruciarci in quel piccolissimo tempo, no? Non abbiamo nessuna possibilità di rifare, perché anche se pensiamo alle registrazioni, per cui uno dice sì, ma le registrazioni puoi rifare, puoi mettere a posto, non è per niente vero. La cosa, se non succede subito, non avviene più. Io anche sono abbastanza contrario nel ripetere per la registrazione, sarei sempre dell'idea di fare una registrazione live, che è molto, molto più interessante. Senza divagare troppo, c'è anche nella nostra professione c'è anche un aspetto molto strano, nel senso che quando noi ci immergiamo nella musica, che avviene in una dimensione temporale, abbattiamo completamente questa dimensione temporale, cioè usciamo da questa dimensione per entrare in un'altra dimensione che non ha niente a che fare. Mozart, per esempio, scriveva alla sorella Nanne, che diceva: guarda, stavo pensando di scrivere quest'opera e è successo ieri che a un certo punto l'avevo tutta nella testa dall'inizio alla fine. Cioè, l'abbattimento della dimensione temporale è una cosa tipica del musicista. Faccio l'esempio di Bach, perché è l'esempio più famoso, che riusciva a fare delle composizioni in cui c'era una voce che partiva dall'inizio, quell'altra che partiva dalla fine, facendo la stessa cosa, ma al contrario, la terza che ancora faceva delle cose. E questo si può spiegare solamente con l'abbattimento della percezione temporale, che poi è una caratteristica dell'inconscio, no? L'inconscio non conosce la dimensione temporale, come è stato comprovato ancora a suo tempo da Freud col famoso sogno della sua cliente, che raccontava di essere la nobile francese, e poi incominciavano, c'erano i balli, tutta la mondanità, poi incominciava
i primi moti rivoluzionari, poi c'era veramente la rivoluzione, lei veniva presa, veniva messa in prigione, veniva fatto un processo sommario, passava tutta la notte a pensare all'esecuzione, il giorno dopo arrivava il prete che la confessava, andava sul carretto che la portava sulla forca, così a un certo punto finalmente cadeva la ghigliottina e questo era stato un legno che le era andato in testa. Cioè, questa è proprio la dimostrazione. E cosa posso dire ancora? C'è la cosa della parola, no? La parola sembra un assurdo perché noi non abbiamo una parola, no? Cioè, mi è venuto in mente ieri che noi siamo un po' quello, come si dice, gli manca solo la parola, che lo si dice per i cani questa cosa qui, in effetti noi strumentisti non abbiamo questa, però è una verità molto parziale, perché noi abbiamo un linguaggio, abbiamo l'articolazione quando noi suoniamo, cioè le note legate, le note staccate, questo è proprio come parlare. La cosa però molto più interessante, secondo me, di queste domande che ci ha portato Alberto, è il fatto del gesto, perché noi ovviamente noi viviamo, noi facciamo musica facendo dei gesti, e questo non è solamente un gesto tecnico, malgrado questo soprattutto ultimamente si è diventato di una importanza parossistica grazie alle recitazioni, per cui noi abbiamo quel prodotto perfetto di riferimento e non ci possiamo permettere di fare niente di peggio, cioè dobbiamo avere una perfezione formale assoluta. Però la cosa che questo a me non interessa assolutamente niente, mi interessa invece il gesto dell'espressione, cioè in questo momento io sto facendo dei gesti un po' apposta, nel senso per perorare quello che sto dicendo, per esprimermi quello che sto dicendo. Noi siamo in un certo senso come dei muti che vogliono esprimere qualcosa senza le parole. E questo nella mia pratica, nella mia esperienza musicale, soprattutto come musicista da camera, questo ha una importanza fondamentale, nel senso che racconto proprio la mia esperienza. Quando noi proviamo col trio Metamorfosi pezzi che abbiamo suonato centinaia di volte e che stiamo sempre reinventando da capo, perché non si va mai di archivio, perché sennò secondo me non funziona l'arte, quando certe volte ci rendiamo conto che il tuo collega e amico di davanti sta facendo qualcosa leggermente diverso da quello che stai facendo tu, cioè c'è un pensiero dietro leggermente diverso, e allora proprio noi come pratica giornaliera ci chiediamo di cantare quello che dobbiamo suonare, perché logicamente il canto ha una fluidità, una libertà maggiore rispetto alla strumentalità. Chiediamo di cantare e di fare dei gesti quando si canta. Diciamo, è un grande, cioè, Soldoni come un direttore d'orchestra. Facendo questi gesti è impressionante quanto ci si renda conto della differenza del pensiero di uno e dell'altro, cioè appena c'è un minimo di differenza viene subito fuori, e questo è ovviamente, questo si ripercuote sullo strumento, perché rispetto al tipo di gesto che noi facciamo abbiamo un altro tipo di suono, abbiamo un altro tipo di appunto di articolazione, di accentuazione, per cui adesso faccio un esempio banalissimo, ma se uno pensa di dare l'attacco della quinta sinfonia di Beethoven, fa pa, 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 viene fuori un suono così, e anche se non devi trasmettere a nessuno, perché questo potrebbe sembrare un gesto per il pubblico, non lo è assolutamente, anche se non devi trasmettere a nessuno, ma un tipo di gesto ha un'influenza straordinaria sullo strumento. E ecco, io più o meno quello che pensavo di poter dire l'ho detto. Come cura, tutti sappiamo cosa è la musica per ognuno di noi, sappiamo
quanto ci si possa rifugiare nella musica o ritrovare nella musica delle cose che non possiamo trovare nella vita o che vogliamo, che sentiamo dentro ma non riusciamo ad esprimere. Non credo che la musicoterapia sia una cosa efficace, devo dirlo purtroppo, perché non ci credo molto, ma sicuramente è un modo di connettersi con gli altri, e questo è sempre una cosa positiva. Ecco, io più o meno pensavo di dire questo. Beh, intanto sono Nicola e sono affascinato dai vostri mondi, proprio perché in qualche modo la bellezza è proprio non per questo momento, ma per una questione proprio di profili completamente diversi, no? Da Paolo a Mauro a me, poi chiaramente a chi interverrà, e la bellezza è quella di ascoltare e capire effettivamente cosa giri nella vostra testa, quale sia la vita che avete vissuto e quali sono i pensieri che oggi avete generato vivendo. Io mi rifaccio un po' anche cercando di prendere spunto da voi, no? Sia da Paolo che da Mauro. Il discorso di Paolo è più una questione che l'uomo è un essere estremamente tecnologico, ed è assolutamente vero. E questo è sicuramente un elemento molto importante per lo sviluppo in generale del sistema umano, ma a volte molto pericoloso, perché spesso ci si dimentica quali siano i principi e quali siano i fattori sani dell'essere umano, che sono appunto il completo opposto della tecnologia. E dall'altra parte parlo anche per quello che ha detto Mauro rispetto al fatto che voi siate dei professionisti, degli artisti musicali in qualche modo, vivete e celebrate la musica a vostro modo e spesso vi mancano le parole, ma quanto lavoro, nonostante non abbiate la parola, quanto lavoro dovete fare su di voi per rasentare la perfezione o per migliorarvi. Sembra quasi che sia una scuola continua, costante, che in qualche modo vi migliora, e paradossalmente come si può dire, un importante, diciamo, settore della nostra vita, l'intrattenimento, qual è la musica, che non è solo un intrattenimento ma è anche un comunicare, è paradossalmente uno dei settori che ha meno voce in capitolo, che utilizza meno le parole. Lo dico perché in un contesto come questo di totale evoluzione, diciamo che spesso, penso voi conosciate gli haters e quindi i cosiddetti leoni da tastiera, quelli che in qualche modo, non avendo un volto e non avendo una, a volte spesso anche una sorta di profilo e di identità, si celebrano e spesso utilizzano molto queste parole, però senza saperle usare. Cioè, il paradosso di un musicista o di un artista della vita che vuole esprimersi in tutto quello che è un concetto, il silenzio e l'ascolto genera una metodica, un pensiero, un ragionamento sempre molto più sopraffino, e invece dall'altra parte un mondo che continua a evolvere in una direzione molto più immediata e a volte spesso non ragionata. Abbiamo parlato, le parole sono tempo, parole, gesto e cura, e la connessione è sicuramente un elemento fondamentale per tutte queste parole. Ma io chiaramente, come avete sentito prima, no, nella presentazione della mia persona, ho vissuto questo cambiamento perché in qualche modo ci distinguiamo in generazioni, gli Xennial prima tendenzialmente dal 70-75, i Millennials che erano appunto dal 75-80 al 2000, e poi la generazione Y che è l'ultima. Tre generazioni diverse, tre generazioni che possiamo dire che hanno avuto anche un approccio alla vita diverso. Gli Xennial, i Millennials, sì, chiaramente noi ci troviamo in questa fascia, no? Hanno avuto la possibilità di nascere all'esterno della rete, a imparare da quello che potevano essere gli elementi fondamentali della vita, quali conoscere le persone, immedesimarsi, vivere le persone, capire quali fossero anche le modalità di intervento, le modalità di in qualche modo di integrazione, le modalità di quello che poteva essere un modo di vivere le persone in un modo sano e corretto. Ecco, tutto questo molto spesso chi è nato negli ultimi anni e chi chiaramente è un maestro magari della tecnologia e di quello che oggi riguarda il mondo digitale, secondo me non ha sperimentato in vita. Quindi ho la sensazione che per arrivare a un livello tecnologico abbastanza evoluto ci sia bisogno di sperimentare in vita. Sperimentare in vita significa come se avessimo una sorta di, come si può dire, di
in qualche modo di, boh, di tipo di licenza per la quale, ok, puoi accedere al livello tecnologico. Perché? Perché abbiamo lavorato sulle parole, sui termini, sui significati, sui modi di interagire, e molto spesso questo non esiste. Il tempo oggi c'è, c'è sempre stato il tempo, però spesso non viene valorizzato come dovrebbe essere, nel senso che molte generazioni, non dico che lo buttino, ma si concentrano magari su quelle che sono degli elementi legati al proprio benessere, a una carriera e a un valore proprio di guadagno e di business. Ma il lockdown in qualche modo, per alcune generazioni, parlo anche per me, il ritornare alle origini ha aiutato molto, perché spesso ci sono persone che hanno lavorato lontano da casa, hanno lavorato sempre pensando a generare business, e invece tornare magari alle origini a casa, per chi ha potuto chiaramente, è stato anche un modo per riconfrontarsi con la famiglia, rivalorizzare il territorio, fare diverse cose che prima magari evitava di sperimentare. Ad oggi il lockdown è stato, soprattutto per le aree, parlo delle zone rosse, una registrazione dell'evoluzione tecnologica e digitale, perché in pochi giorni abbiamo vissuto l'incremento, io parlo di dati, dal Sole 24 Ore, comunque dalle testate più efficaci in questa tipologia di analisi, una crescita del 45% delle parole di motore di ricerca di Google, quindi una vita maggiore su quello che era una ricerca, anche soprattutto dedicata alla confusione e alla paura, diciamo, anche al fatto di quello che può essere l'intrattenimento, 43% Facebook, 50% le nuove televisioni che si chiamano OTT, ovvero Netflix, Amazon Video, RaiPlay e Disney Plus. Allora, avere la tecnologia e vedere anche in periodi negativi come quello del lockdown la possibilità di connettersi di più, generare più azioni verso la tastiera digitale e essere più attivi a livello social, è sicuramente un cambiamento e un comportamento sano e naturale. Non è che chi utilizzi o meno i social sia più o meno intelligente o sappia o meno interagire con il pubblico. Il problema spesso è che queste persone non si sono create una sorta di scala di vita, quale tempo speso, e soprattutto un equilibrio, e la parola giusta secondo me di tutto questo è equilibrio, su quello che può essere un utilizzo della tecnologia e un vivere le persone e la società. Spesso quello che manca nel mondo di oggi è proprio questo, cioè la capacità di vivere la vita di tutti i giorni e le persone, e poi anche concedersi a quello che può essere una seconda vita sul digitale. Questo perché? Perché permette alle persone di avere una coscienza e una capacità di comprensione maggiore rispetto a quello che potrebbe generare se non vivesse e se non generasse esperienze di vita all'esterno della connessione digitale. Poi la connessione digitale ci avvicina, ci dà opportunità, ci permette di in qualche modo intrattenerci e intrattenere, ci permette di lavorare su noi stessi, è uno strumento differente rispetto a un violino, come magari dicevi Mauro, e sicuramente ha delle connotazioni positive. Però sembra quasi che le nuove generazioni abbiano bisogno di un maestro, come puoi essere tu, perché si insegna un po', no? Utilizzare quello strumento musicale, considerando il rispetto, in questo caso quando si lavora in un'orchestra, degli altri elementi e componenti, il rispetto della musica, rispetto a un'esercitazione che ci vuole, perché per arrivare a un obiettivo, che è quello di migliorarsi, bisogna fare sacrificio e bisogna comprendere anche quanto sia importante l'esercizio e insomma, in generale il grado di attenzione, l'insegnamento, quello che comunque l'ascolto, e tutti questi principi che ci sono nel ramo filosofico musicale, in tutti quelli che possono essere i contesti differenti, non lo vedono anche il digitale e il web in questo contesto. Quindi il tempo sì, gestito attraverso l'utilizzo del digitale e attraverso la conoscenza e il vivere le persone. La parola è fondamentale, come dicevamo prima, bisogna esercitarsi affinché qualsiasi parola si dica, qualsiasi valutazione si faccia di altre persone della vita, abbia un minimo di morale, di responsabilizzazione e di responsabilità. Molto spesso questo non accade. Detto questo, la tecnologia è fantastica anche per poter celebrare questi aspetti, ma bisogna dare più attenzione all'umano e bisogna dare più attenzione a quanto venga scritto, realizzato e prodotto sulla rete. Il fatto dei gesti, in qualche modo, è tutto quello che io racchiudo in quello che può essere
un periodo legato più a un'opinione pubblica che all'opinione di se stessi. Spesso quando io ho iniziato a lavorare in questo settore, dove inizialmente vi ricordo che era esploso l'influencer marketing, tutto quello che era dedicato al fatto di emulare dei propri personaggi di riferimento, quali VIP, quali artisti che diciamo sono stati amati inizialmente, poi è diventato più una questione di particolarità su alcuni personaggi che si sono celebrati in rete in maniera costante sulle produzioni di alcuni contenuti. Vabbè, sta di fatto che nelle persone, nella testa delle persone, in primis volevano in qualche modo giovare della compagnia di quell'influencer, di quel personaggio dell'opinione pubblica, e poi emularlo, quindi diventare loro stessi quel personaggio. Le gesta che oggi vediamo sul web sono proprio quelle, in qualche modo, di chi vuole diventare protagonista per un problema probabilmente personale e sociale, che in qualche modo da una parte è sano perché fa parte di un intrattenimento anche quello, dall'altro secondo me c'è proprio un problema di come una persona utilizzi i social, utilizzi i canali e in qualche modo sperimenti nella propria vita. Secondo me tutto non fa male, ma soprattutto una persona prima di in qualche modo indirizzare la propria vita verso delle linee di intrattenimento, delle linee di in qualche modo di azione, dovrebbe in qualche modo avere un proprio sperimentato sociale per se stesso. La cura a questa azione, a quello che può essere un comportamento delle persone in generale, è sicuramente quella, come dicevo prima, dell'equilibrio e del fatto di in qualche modo sperimentare su se stessi prima che su altri. Cioè il problema grosso è che manca un po' di responsabilità che abbiamo su queste nuove, diciamo, nuovi canali digitali, affinché in qualche modo vengano visti molto di più per il valore che hanno, perché ad oggi il canale digitale ci permette di creare business e mercato anche quando magari in qualche modo il mondo rimane un po' fermo. Ci permette di connetterci a persone che magari ci sono distanti e che non potremmo vedere. Ci permette comunque di esprimerci in diverse discipline, anche se in qualche modo sono nuove, sono particolari. Sicuramente abbiamo tante opportunità, però tutte queste opportunità partono dall'equilibrio di chi fa web e creazione di contenuti e di chi chiaramente ne fruisce, quindi il contenuto stesso. La connessione è tutto questo, è tutto quello che può essere positivo o negativo, sta a noi stessi, di sicuro non è tanto la tecnologia in sé il problema quanto l'utilizzo che gli umani e le persone fanno. Perché altrimenti a questo punto l'evoluzione che stiamo vivendo ci sta portando a dei livelli superiori che ci permettono veramente di lavorare ancora di più su di noi e creare qualcosa di importante rispetto all'impresa piuttosto che al sociale. E a mio avviso la cosa più che potrebbe dare un po' più un contributo di valore, visto già gli interventi di grande valore che avete dato voi più sui concetti, è quello certamente di dare una visione del cosa significa, del cosa significa veramente rispondere, insomma, a una situazione di grande crisi per la nostra non tanto per la nostra società quanto per le persone e poi di seguito il nostro sistema finanziario e poi economico. E inizierò quindi il mio intervento proprio con la mia esperienza personale come parte del team di esplorazione di Medici Senza Frontiere in risposta al Covid. E lo inizierò con parlando del concetto di tempo, perché quando stavate un po' riflettendo voi sul concetto di tempo, io mi sono pensata all'8, 7-8 marzo, quando mi hanno chiamato e mi hanno detto: Silvia, c'è un attimo da andare a Milano per poi proseguire su Codogno e Lodi, perché pensiamo che sia importante supportare, insomma, queste città alla risposta la risposta alla pandemia. Oggi siamo al 18 di maggio e a me sembra che siano passati, credo, 6 mesi. Il concetto di tempo veramente quindi è indicativo, perché se da una parte mi sembra di essere sulla risposta Covid, per chiaramente le tante attività e le tante difficoltà da circa 6 mesi, posso anche dire un anno, dall'altra mi sembra di vivere, di continuare a vivere in una bolla, in una vera bolla che è molto simile probabilmente a questo concetto di isolamento, ma è una bolla dove io e
quando parlo di me parlo chiaramente anche di tutto il team e potrei aggiungere anche di tutto lo staff medico e paramedico che è stato impegnato nel supporto alla popolazione. In questa bolla siamo andati a 150 all'ora, 200 all'ora. E una riflessione che poi mi è venuta è su questo concetto del tempo che è totalmente disallineato, no? Adesso con l'inizio della fase 2 arriverà poi, aspettiamoci, la fase 3, vediamo un attimo come risponderemo, come insomma lo sviluppo epidemiologico risponderà a questo ampliamento in fase 2. Avremo il tempo di reagire? No? Avremo il tempo di reagire a questi grandi cambiamenti della società? Paolo prima, e mi è piaciuto molto questa riflessione, ha parlato del capitalismo, no? Che di fatto è un capitalismo basato su un'economia di carattere finanziario, ce la siamo un po' dimenticata, no? L'economia reale, quando Paolo faceva riferimento all'oro, no? Che era gli economisti dicono il sottostante, no? il dollaro. Mi domando, cambieranno i nostri sistemi? Avremo tempo di aggiornare, cioè avremo le persone, no? Le persone che hanno vissuto questa pandemia, che hanno avuto poi dei decessi, che hanno avuto delle grandi sofferenze all'interno della propria vita, della propria società, come faremo noi a cambiare? Lo cambieremo questo capitalismo? Io credo di no. Vorrei dirvi che la società di fronte a questa pandemia cambierà, ma gli attuali non credo. Mi sembra che ci stiamo piano piano rimettendo sui soliti atteggiamenti, sui soliti comportamenti da prima della pandemia. So che magari è una riflessione amara, voglio magari chiedere a voi cosa ne pensate, però ecco, anche a livello di sistema economico c'è tutta una grande discussione sulla rivisitazione, no, dei modelli di capitalismo, ma ce la faremo veramente? I grandi attori che determinano insomma questi sistemi vogliono veramente cambiare? Paolo, magari su questo mi puoi aiutare, una tua riflessione. La seconda parola che volevo un attimo volevo un attimo riflettere su questa parola è il gesto, e che è un po' come diceva Mauro quando parlava del come si fa, no? Come si prende lo strumento, come si inizia. Allora, ho riflettuto anche sul come, no? Le persone e come anche la mia organizzazione MSF ha cercato di dare una risposta, di un contributo se volete a questa pandemia, e il come è stato fondamentale, cercare una relazione. Per la risposta a delle crisi sociali, mediche, di grandissime, e quindi poi economiche, chiaramente di grandissimo respiro come questa del Covid-19, si può e si deve, si è cercata di trovare una soluzione solo con la relazione con diversi attori della società. E mi riferisco per esempio a una ONG come lo siamo noi, che ha iniziato, no, a dialogare con le istituzioni pubbliche. In questo caso abbiamo iniziato sulla regione Lombardia, abbiamo poi fatto la stessa cosa sulle regioni nelle Marche, in Sicilia. E poi ho riflettuto anche sulla grande difficoltà che attori provenienti da diversi ambiti hanno molto spesso nel ricercare una relazione volta alla risoluzione di problemi che sono oltre noi stessi, che sono oltre il nostro piccolo ambito di interesse. E devo dire che il Covid ci ha mostrato che a volte è possibile
non dico che non sia facile, ma di fronte a questa grande pandemia abbiamo comunque trovato la maniera di rispondere. Poi ho pensato anche a questo concetto di gesto e ho pensato ai miei, io non sono né un medico né un paramedico, quindi magari vi riporto delle parole che altri mi hanno riportato, ma questo gesto di relazionale che i miei colleghi di MSF hanno avuto nell'entrare a contatto con i rispettivi colleghi, insomma, del Servizio Sanitario Nazionale delle nostre ospedali, e questo senso di appartenenza e di a un unico gruppo di persone che erano in risposta all'emergenza. E questo concetto di gesto, che è anche poi di rispetto verso gli altri, che ci ha un po' portato a contribuire, insomma, a poter rispondere quantomeno a questa grave crisi. La risposta è continua, non è certamente ancora terminata, che questo sia chiaro. E la cura, l'altro termine estremamente importante, capirete bene, per MSF, e come non solo in ambito italiano, ma in tutto il mondo, che ci porta, insomma, a rispondere alle esigenze, insomma, alle vulnerabilità di quelle popolazioni che sono magari meno ascoltate e magari che si trovano in situazioni di gravi conflitti, disastri ambientali, povertà cronica estrema. E ancora qui nella parola cura ritrovo quello che uno di voi ha già citato, cioè il valore della relazione, no? Ci siamo molto fermati sul valore delle cose e non abbiamo ancora capito, o forse non vogliamo, forse è troppo complesso, ritornare a dare valore alle relazioni. E questo forse è un po' siamo di fronte a questa grande parola relazione, che può essere certamente tecnologica, non tecnologica, riguardante la vita reale, ma veramente facciamo ancora molto fatica a capire l'importanza delle relazioni, ma anche delle relazioni con chi è diverso da noi. E da lì c'è l'altro importante concetto, che è quello dell'alterità, e che un po' poi, ecco, aiutatemi poi sull'approfondimento di questo concetto che sto per dire, che è quello dell'identità, no? Come noi quindi possiamo reagire ricostruendo qualcosa, andando a ripensare probabilmente a dei nostri sistemi che non devono essere solo economici, ma certamente sociali. E queste sono un po' le riflessioni che mi faccio, che mi sono fatta, e che, insomma, penso di aver concluso, ecco.